abbiamo richiamato Tesser. Nella vita capita anche tutti di sbagliare, se vogliamo chiamarlo errore, perché si sente sempre parlare di questa parola, però in realtà sono sempre frutti di riflessione, ragazzi, nel senso, noi guardiamo gli allenamenti tutti i giorni, vediamo tutte le partite, viviamo la quotidianità dei ragazzi del Mister Center, quasi anche la notte, quindi sono più fattori che entrano in gioco. Chiaro che Mondonico e Tesser sono due profili di allenatori molto, molto diversi, sia nel modo di giocare che nel modo di lavorare. C'è uno che stimola più l'aspetto psicologico della squadra, l'altro il mister che lavora molto concretamente dal punto di vista tattico, prepara le partite con grande pignoleria. Quindi sono due modi di lavorare sicuramente e sapevamo cosa saremmo andati incontro con Mondonico, ma ci aspettavamo quello che è successo, non è stata una sorpresa per noi l'atteggiamento di mister Mondonico, che comunque ci ha dato molto, perché subire e non subire gol per tre partite è stata una cosa per noi importante, oltre all'impresa di San Siro. Quindi bisogna levare tanto di cappello di fronte a quello che ha fatto il mister, e colgo anche l'occasione a nome della proprietà per ringraziare il lavoro che ha fatto Mondonico in questo mese, perché è stato un lavoro importante da ogni punto di vista. Quello che ha dato la squadra, questo che è quello che ha dato a noi umanamente parlando. E ieri nel brutto episodio del suo esonero si è comportato veramente da signore, da uomo di calcio, perché ha detto che ringrazierà sempre questa proprietà e questa società per la possibilità che gli è stata data. Poi dopo le scelte, lui lo sa bene, nel calcio anche drastiche esistono, e ieri è successo questo. Però di Mondonico non possiamo che non avere un ricordo eccezionale. Purtroppo dopo bisogna accantonare l'aspetto umano, affettivo, e valutare solamente il campo, e diventando anche cattivi da questo punto di vista, perché poi sollevare una persona, soprattutto il mister, per quello che ha dato è stata una cosa molto, molto difficile. Però ripeto, abbiamo fatto la scelta, basta, chiudiamo un capitolo, ne riapriamo un altro senza nessun rancore, ma soprattutto senza nessun ripensamento. Aspetta, ma se si può dirci, i giocatori hanno avuto un ruolo in questa vicenda? No, assolutamente. I giocatori non hanno chiesto la testa del mister in maniera più assoluta. Io ho letto qualcosa, sentito, ma mi fa cadere dal pero, perché non è così, assolutamente. Cioè, non sono responsabili di questo cambiamento per quanto riguarda, insomma, le cose dette. Possono avere un concorso di colpa, per così dire, per quanto riguarda il campo, che ovviamente ci mancherebbe, ma che ci sia stata dei giocatori, una relazione a chiedere, no, in maniera più assoluta. No, però voi sono ragazzi, oserei dire, con un profilo di intelligenza medio-alto, perché questo è un gran gruppo, il mister lo conosce benissimo, e non è da sottovalutare, perché questo è un gruppo cosciente delle proprie qualità, cosciente delle proprie difficoltà, ma con la voglia di dare tutto. Poi sono troppo onesti per chiedere la testa di un allenatore piuttosto di un altro. Piuttosto fanno qualsiasi cosa l'allenatore gli chieda, dal punto di vista fisico, però hanno solamente voglia di provare a salvare questa società, prima per loro stessi ovviamente, perché una retrocessione macchia un curriculum, non c'è nulla da fare. Quindi quando si parla di orgoglio è proprio questo che deve venire fuori, perché una retrocessione macchia il curriculum a prescindere dal giocatore in prestito, da quello di proprietà o altro. E poi perché comunque sentirsi loro dire che questa squadra è stata sopravvalutata oppure che ci siano giocatori non all'altezza della Serie A deve far loro arrabbiare in maniera più assoluta, perché io non ritengo che sia stata una cosa sopravvalutata, anzi, però si devono aiutare tra di loro, indubbiamente, perché anche quei giocatori che oggi sembra che non ci siano in categoria, secondo me ci stanno con l'aiuto dei compagni invece. Però se ognuno di loro fa il massimo, proprio che ognuno di loro fa il massimo, allora diventa importante per la squadra. Ma e da lì bisogna passare. Al di là di questo ragionamento, che è vero, per me, quanto risulta, nessuno ha chiesto niente, però voi immagino avrete colto anche voi, perché abbiamo colto noi che siamo più lontani, un minimo di, come dire, non in sofferenza che abbia sbagliato, ma di non piena condivisione del modo di giocare del Novara ultimamente. Vuol dire, alcuni giocatori, molti, giocavano, davano il massimo, diciamo che non erano troppo convinti che quella fosse la strada per. Questa sensazione l'avete colta anche voi?
No. È anche questo che vi ha aiutato a ragionare? No, assolutamente no. Ripeto, i giocatori, quelli che sono scesi in campo soprattutto, hanno sempre dato il massimo per quello che il mister ha chiesto loro. Punto. Ci può essere l'insofferenza di qualche giocatore che non viene utilizzato, ma questo è normale da quando è nato il calcio, no, che esiste. Non intendevo questo. Il fatto che vado sempre il massimo lo diamo per scontato. Però un conto è dare il massimo ed essere convinti che la strada è quella. E uno conto è dare il massimo perché è tuo dovere, fa pensare che magari la strada potesse essere diversa. No, no, i giocatori non hanno fatto notare questa insofferenza. Non era più assoluta. Ma mister, scusi, mi domando, nel girone d'andata capitato sovente volte anche di perdere partite che però non si meritavano di perdere, cioè la squadra spesso dava l'impressione comunque di voler giocare. Con Mondonico soprattutto, ma anche nelle sue ultime partite, spesso c'è stata comunque una sensazione che la squadra cioè, rinunciasse a giocare, cioè voler difendersi e basta. Specialmente nelle ultime, poi vabbè, lei è elegante, non commenterà mai, però cambiare Porcari, cioè Caracciolo con Porcari una partita che devi vincere, che è tutta una squadra. Moralmente c'è un messaggio, cioè noi possiamo solo difenderci. Ecco, lei lavorerà su questo, cioè darà una scossa, cercherà di riportare un po' il cammino su quello che era il girone d'andata, cioè perlomeno giocarsela, poi si perde ma si gioca. Beh, io parlo per sicuramente per la mia compete. La mia ultima partita fatta a Palermo, nell'obiettività che ho detto io che abbiamo fatto male, ci hanno andato via, ci stava con quattro sconfitte consecutive, Palermo la squadra sul primo tempo l'aveva fatto decisamente bene, non era riuscito a concretizzare per quello che avevamo creato, per tre volte davanti il portiere del Palermo prima che tirasse in porta, e quindi l'impostazione mia di due anni e mezzo non può cambiare. Sicuramente, e non cambierà. Ciò non vuol dire che magari bisogna tenere più equilibri e tutto. Questo bisogna tenerne conto, ripeto, però l'impostazione mia per due anni e mezzo è stata di un certo tipo e se mi hanno anche ripreso sanno che io andrò avanti su quella strada lì, che non vuol dire giocare sempre nella stessa maniera, però l'impostazione mia, la mia mentalità c'è sicuramente. Se ci riesce non subire ma proporre ciò. Tu hai guardato le partite del Novara in questo periodo? No, ne ho viste due, la prima sono i verso Tuia, ma poi le altre erano le partite anch'io in giro, quindi non le ho viste. Non le ho viste.